Sempre io dal futuro volevo dirvi che questo video sta uscendo con almeno un paio di settimane di posticipo rispetto a quando è stato girato. Sto molto meglio, non mi brucia più lo stomaco, o quasi, ma soprattutto una cosa molto bella per me che volevo dirvi è che da questo video ritorna alla lista dei regali, perché il 21 aprile è il mio compleanno e muoio dalla voglia di fare la lista. Sì, certamente volevo dire il video dei regali, il video apertura dei regali di compleanno, anche se fa 50 visual non mi importa, è un ricordo, e spero che qualcuno di voi vorrà partecipare al video regali. Sia che fosse con qualcosa di personale, come fanno le persone che mi conoscono da più tempo, ma per aiutare quelli che mi conoscono da meno, vi metto qui sotto la lista Amazon. Guardate qui sotto l'info box. Grazie, buona visione. Salve a tutti anime colorate e benvenute in questo nuovo video. Sto girando due video nella stessa giornata, quindi se mi vedete ugualmente bruttino, trascurato e con le labbra spaccate, sapete il motivo. Questo è il video in cui colei che non deve essere nominata mi sfida a nomi cose città. Devo dire che è andato veramente molto bene. Sono fiero di me stesso per essere uno che non da alcun tipo di studio scolastico universitario da più di 10 anni, ma smetto di cianciare e vi faccio vedere direttamente il risultato. Sto estraendo le lettere. M di modulo. Dimmi lo schiere con la lettera M. Minatore. Giusto, la parola minatore è corretta. È la prima volta che usi la parola minatore, quindi guadagni il doppio dei punti, ossia 2 punti per ogni lettera. Hai guadagnato quindi 16 punti. Continuiamo con la successiva categoria. Dimmi un oggetto con la lettera M. Marmita. Giusto, la parola marmitta è corretta. Dimmi un animale con la lettera M. Marmotta. Esatto, la parola marmotta è corretta. Dimmi un nome proprio con la lettera M. Michele. Complimenti, la parola Michele è corretta. Dimmi una capitale con la lettera M. Madrid. Molto bene, la parola Madrid è corretta. È la prima volta che usi la parola Madrid, quindi hai guadagnato 12 punti. La partita è finita. Hai messo in saccoccia 74 punti con le parole minatore, marmitta, marmotta, Michele, Madrid. Una partita perfetta. Bene ragazzi, in questo video, di cui tanto per cambiare non ho fatto la intro perché volevo provare il gioco per vedere se vi potesse piacere, abbiamo giocato a Nomi Cose Città, abbiamo finito. Ciao, sono Riccardo del futuro. Ho notato che il primo video durava circa 3 minuti e mezzo. Questo vuole essere un intermezzo che proverà a fondere quelli che dovevano essere due video. Così per la vostra gioia vedrete due giochini in una volta. Quindi se state vedendo questo video vuol dire che la fusione è riuscita. Buona visione! La lettera F, la Ci terza riusciremo? parola collegata è porta. Quindi, biscottata. F, torta. Via con il tempo. Fetta. Corretto. Biscottata, fetta, torta. Hai guadagnato 2 punti. Andiamo al prossimo passaggio di parole.
Torta. F. Medaglia. Non lo so. Oh no. Vuoi giocarti un jolly e scoprire una lettera in più? Sì. Ok. Aggiungiamo una lettera. Hai 5 lettere jolly ancora da usare. Torta. F. Ah. Medaglia. Non lo so. Puoi ripetere la parola? Non lo so. Che ne pensi? Vuoi giocarti un jolly ora e ricevere un suggerimento? No. Devo scalare un altro tentativo allora. Faccia? Sì, torta, faccia, medaglia. Hai guadagnato 2 punti. Andiamo al passaggio di parole successivo. Medaglia. V. Età. Bronzo. Corretto. Medaglia, bronzo, età. Hai guadagnato 2 punti. Andiamo al passaggio di parole successivo. Sei arrivato qui con 6 punti accumulati durante il gioco. Entriamo nell'ultimo passaggio di parole di questa partita. L'aria qui in studio è tesa. Ti ricordo che non potrai usare jolly. Iniziamo. Età. La parola di mezzo inizia con G, E e finisce con E. Qual è la parola di mezzo di quest'ultimo passaggio di parole? Giocare? Giocare? Giovane. Ah, giovane. Mi dispiace. Lo studio ti fa comunque un applauso. L'ultima parola... Ok. Si parte con una nuova partita. Massima concentrazione. La prima parola è... giardino. La parola di mezzo che devi indovinare inizia con la lettera M. La terza parola collegata è 7. Non lo so. Vuoi aggiungere una lettera all'inizio della parola che devi indovinare? Dammi un suggerimento. Giardino. N. A. 7. Nautico. Bu. Nautico? No, non è quella giusta. No. Riprova. Oi oi, vuoi giocarti un jolly? Sì. Va bene, aggiungiamo una lettera. Disponi di 5 lettere jolly al momento. Giardino. N. A. Nano. No, non è quella giusta. La parola di mezzo era nano. Giardino. Nano. 7. Peccato, non hai guadagnato nessun punto. 7. P. Gola. Peccati! No, sbagliato. Dai! Peccato! No, non è quella giusta. E vaffa. Che ne dici di un suggerimento? Sì. Ok, aggiungiamo una lettera. Ultimo tentativo. 7. P. E. Gola. Peccati! Allora. No, non è quella giusta. Non ho detto. La parola di mezzo era peccati. Beh, ragazzi. F. Lacrime. Fenice. Sbagliato. Riprova. Non lo so. Che ne dici di un suggerimento? Sì. Ok. Aggiungiamo una lettera. Felicità. Sbagliato. Ma vai. Oioi. Desideri utilizzare un suggerimento e scoprire una lettera in più? No. Va bene. Ultimo tentativo. Gola. F. I. Lacrime. Felice. Felice. No, non è quella giusta. Va a cagare. La parola di mezzo era fiume. Gola, fiume, lacrime. Iniziamo. Lacrime. La parola di mezzo inizia con S. A. E finisce con E. Qual è la parola di mezzo di quest'ultimo passaggio di parole? Sole. L'ultima. Parola di mezzo. E. Sole. Salate. Ma... Mi dispiace. Lo studio ti fa comunque un applauso. Che ne dici di un'altra partita? No, grazie. Va bene. Buona giornata.
Bene ragazzi, girerò la intro quanto prima, spero che il video vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, scusatemi i capelli orribili e le labbra spaccate, ma non sto benissimo in questo periodo e appena bevo mi brucia lo stomaco. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!